Pisellissimi, vaginellozzole! Ciao! Un'altra volta torno a fare un video totalmente a caso perché volevo informarvi che il merchandising è finalmente disponibile. Chi di voi mi segue sui social ormai lo sa che sto postando di continuo tutti i miei articoli. Però poi mi sono reso conto che alcuni di voi non mi seguono sui social e quindi dovevo farvi un video. Ed eccolo qua! Questo video è per presentarvi il merchandising. Ci è voluto una vita, ci sono stati un sacco di problemi tecnici, ma alla fine ce l'ho fatta ed è online. Sono un sacco felicissimo di come sia venuta, sono contento di tutte le grafiche che ho fatto. E sì, vi confermo che le grafiche le ho fatte tutte quante io con queste manine qua, queste due. E credo anche con le orecchie, a un certo punto non so più con che cosa stavo lavorando, ma l'ho fatto! E io adesso ve lo voglio far vedere. Allora, prima di tutto questo qua è il mio negozio online. È super coloratissimo. Penso che non ci sia niente di più gay di questa roba qua. E come potete vedere ci sono tantissimi prodotti, ce ne sono più di 50. E adesso vi faccio vedere quello che potete scegliere. Potete scegliere tra il mio logo molto semplice, molto minimal, molto elegante, oppure sempre il mio logo con un bel fiore lozzo pieno di orecchie. Che mi c'è voluta la mano del signore per fare sto fiore lozzo. A mano ve l'ho fatto, a mano vi ho fatto sto fiore lozzo. Poi, come vi avevo promesso, ho fatto anche qualcosina con delle scrittine un po' simpatichine. Ad esempio questa, che io ne sono un sacco innamorato e che è "sono ancora vergine" e io non vedo l'ora di averla, di indossarla, perché è bellissima, mi piace un sacco. E poi ho pensato anche a voi, c'è il team pisellino e il team vaginella, che è super coloratissimo, mi ha portato via gli occhi, ho perso tipo settimane di vita, ma non importa perché sono venute carine. E c'è il pisellino con il triangolino all'insù che significa pisellino, e poi c'è la vaginella con il triangolino all'ingiù che vuol dire vaginella. Queste sono delle chiccherie, delle chicchissime. E poi, come vi avevo detto, avevo intenzione di creare qualcosa che fosse LGBTQI brim brim bam bram bram, e ho creato tre design interamente dedicato a questo. E ci tenevo a presentarvele di persona perché oggi è anche la giornata mondiale contro l'omofobia, la transfobia, la bisfobia, la lesbofobia, tutte le fobie che ci possiamo immaginare. E questi prodotti a me stanno veramente un sacco a cuore, perché come vi avevo detto nel video scorso dove vi presentavo il merchandising, qui in Italia non ci sono prodotti del genere e io ci tenevo che ci fosse qualcosa di nostro, di italiano, di empowering, di, che non so ancora come si traduce in italiano, ma però adesso c'è, ci ho pensato tantissimo, ho cercato di farle il più belle possibile e spero che vi piacciono tanto. La prima è quella che sta vedendo anche un sacchissimo e non me l'aspettavo, e questa qua con la scritta "perché essere normali quando si può essere favolosi". Mi piace un sacco come è venuta, anche perché ha questo triangolozzo dietro che cambia colore a seconda del colore di maglia che acquistate. Perché poi non ve l'ho detto, ma voi potete acquistare questi disegni non solo sulle magliette, ma anche sulle tazze, sulle borse e sui cuscini. Le cover per cellulare arriveranno più avanti perché ci vuole un sacchissimo di tempo per farle e non avevo voglia. Ma arriveranno! E quindi stavo dicendo, a seconda del colore che voi prendete, il triangolozzo sotto cambia colore, perché è fatta apposta per cambiare il colore quando voi cambiate il colore della maglietta. E io sono contento che mi è venuto perché ci ho messo una vita. Poi ne ho fatta una un po' più international, che così almeno, cioè, la vendiamo anche all'estero, cioè diventiamo potenti anche nel resto del mondo. Che è questa qui con la scritta "Does this shirt make me look gay or just fabulous?" Che non c'è soltanto per i gay, ma c'è per gay, lesbiche, queer, asessuali, bisessuali, pansessuali. Le ho messe tutte, così non fate storie. E questa potete sceglierla in base a quello che volete voi. Non dovete più scegliere una frase che sia uguale per tutti, potete scegliere quella che vi rappresenta meglio. E c'è sia sulle magliette, quindi "Does this shirt make me look gay or fabulous?" C'è sia sulle tazze, quindi "Does this mug make me look gay or fabulous?" Che sulle borse, "Does this bag make me look gay or fabulous?" Così potete avere tutto un coordinato, perché so, bisogna essere favolosi. E di questi io sono un sacco fiero, perché ci tenevo tantissimo a creare qualcosa che fosse unico per ciascuno di noi in base alla nostra natura, non che fosse una roba che buttiamo là e tutti ce l'hanno uguale. No, volevo qualcosa che ognuno potesse acquistarla e identificarsi con quella maglietta, che lo rappresenta per davvero. E ne sono un sacco felice. E poi ce n'è una un po' più seria. Cioè, non è tanto seria, però è un po' più seria. Che non si vedrà mai, si vedrà... Ci proviamo. Sono queste frasi
che in realtà sono prese direttamente dal dizionario. Quindi che voi siate gay, lesbica, bisessuale, pansessuale, pancioccolo, quello che volete, troverete il nome, la definizione, la pronuncia fonetica e poi la spiegazione. Questa frase è presa proprio dal dizionario, che recita: persona uguale identica alle altre, ma decisamente più favolosa, perché noi lo siamo e dobbiamo andarne fieri. E pem! E quello che a me piacerebbe tantissimo è che, non lo so, che ci siano i pride pieni di ogni di queste magliette, ma non per me, non è quello il discorso, è che mi piacerebbe vedere ognuno con la sua propria maglietta, la sua propria identità, così sbandierata ai quattro venti. Sarebbe una cosa bellissima dover poter avere qualcosa di assolutamente personale, perché potete personalizzarla voi, potete scegliere il colore, potete scegliere la vostra scritta preferita, potete scegliere quello che volete. È una cosa che mi fa un sacco piacere. Come vi dicevo, ogni cosa è altamente personalizzabile. Potete scegliere magliette da uomo, magliette da donna, potete scegliere 8 colori diversi per ogni singola grafica, fatta eccezione per le tazze, perché quella c'è o bianca o nera. Però magari poi le mettono quelle colorate, io le voglio un sacco quelle colorate. E basta! Che altro dirvi? I prezzi ho deciso di farli fissi. Tutte le tazze, sia bianche che nere, costano 8 euro. Mentre la tazza magica è quella termica che quando gli versate le cose da nera diventa bianca con il disegnino, quella costa un po' di più, perché costa proprio di più, e ha un prezzo di 12 euro. Tutte le magliette, sia da uomo che da donna, costano tutte quante 10 euro in qualsiasi colore, mentre tutte le borsette di tela, belle grosse, costano 12 euro. E infine tutti i cuscini, che sono quelli che costano un po' di più, ma adesso vi spiego perché, costano 15 euro. Questo perché non è soltanto una federa da mettere sopra, non è... No, è un cuscino vero, cioè c'è tutto il cuscino dentro, quindi un cuscino completo. Mini mini, io felice! E quindi quando voi lo ordinate vi arriva proprio un cuscinozzo a casa! Ed è tutto bello colorato, c'è pieno di colori tantissimi, sono un sacco contento. E questo è quanto! Come vi ho detto, questi prezzi comprendono il costo del prodotto, la stampa, ovviamente il ricavo che devono avere questi poveri tizi che fanno la stampa, e poi c'è il mio guadagnino che è piccolo piccolo, intorno tipo ai 2 euro, una roba del genere, perché come vi ho detto già nell'altro video e ve lo ripeto anche stavolta, a me del guadagno in realtà non me ne frega niente. Che è la strategia di marketing più sbagliata dell'universo. Lo so benissimo. Ma a me fa un sacco piacere farveli avere. Non tanto star lì a spillarvi soldi. Mi fa piacere che voi ce l'abbiate. Mi fa piacere che ce l'ho anch'io. Quello che voi starete pagando fondamentalmente è il prodotto, la stampa, la spedizione. Punto. Io in realtà ci guadagno niente. Credo che quella sia proprio l'ultima cosa. A me interessa farvi contenti. Mi sono contento che voi siete contenti, che io sono contento. Insomma, è la felicità di farlo, la gioia. Tutto qui. Sono stupido? Sì. Me ne frega qualcosa? No. E sti cazzi! Piccolissima nota importantissimissima. Tutti questi prodotti finiranno la vendita lunedì mattina, perché le campagne di vendita durano 7 giorni. Al termine di questi 7 giorni ci vorranno 7 giorni per la stampa e poi la spedizione. Visto che, come vi ho detto prima, sta per arrivare il mese del Pride, dopo la prossima settimana manterrò soltanto i prodotti LGBT. Tutti gli altri verranno messi in pausa fino a data da destinarsi. Non vi preoccupate, perché poi torneranno e ci saranno anche altre cose nuove. Però volevo farvi sapere che appunto fino a lunedì saranno in vendita, dopodiché li metterò in pausa. E saranno disponibili soltanto quelle LGBT, proprio per potervele farvi arrivare entro il Pride. O se volete regalarla a qualcuno che andrà al Pride, insomma. Cioè, quel mese lì è per me è importantissimo, una cosa che mi sta veramente un sacco a cuore. Ma tanto tanto tanto, ci tengo tantissimo. Quindi lascerò solo quelle fino a giugno, dopodiché vedrò di cambiare, metterò qualcosa di nuovo. Impazzirò, lo sapete che impazzirò, sì, impazzirò. Diventerò un produttore di magliette peggio di H&M. Peggio di Primark, signora mia, una ogni settimana ve ne faccio, tiè. Acquistare poi è facilissimo, vi basta registrarvi sul sito, tanto ve lo chiede, potete anche farlo direttamente con Facebook. Scegliete il prodotto o i prodotti che volete, scegliete i colori, scegliete la taglia. Mi raccomando, fate attenzione, c'è la tabella per le taglie, sceglietela bene. Dopodiché con un normalissimo store mettete tutto nel carrellino e poi pagate. E c'è la carta di credito, io sto usando anche tipo la prepagata, proprio come si chiama? La PostePay, io sto usando quella. Potete usare PayPal, insomma potete usare un po' quello che vi pare. Poi mettete il vostro nome, il vostro indirizzo e vi arriva direttamente a casa. Facile, no? E poi una volta che vi arrivano le cose vi fate un sacco di foto, le mettete sui social e mi taggate, così io poi vi ricondivido e faccio yeah! Perché è così, io sarò qua, mi vedo e poi faccio yeah! Perché sono stupido. E basta. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a fare un giro direttamente sullo store. C'è il link qua sopra da qualche parte, c'è nell'info box, l'ho messo ovunque, c'è anche nel numero sopra l'impressione. Voi fateci un giretto, guardate quello che vi piace. Se volete comprare, comprate. Se non volete comprare, comprate lo stesso.
Sto scherzando. Però se volete comprare, comprate, non è che vi dico di no. Io vi ringrazio tutti quanti per essere qui a vedere questi video sclero. E ringrazio quelli che hanno comprato, che sono già tanti, mi fa un sacco piacere. E poi ringrazio anche voi se comprerete, perché sono veramente un sacco contento. Se siete capitati qui per caso, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. E di nuovo non so come finire questo video, quindi peace and love, state vergini. Ciao!